Passa il consuntivo 2023 dell'alto calore con il voto unanime dei soci presenti all'assemblea, ad eccezione del sindaco di Avellino, Laura Nargi, astenuta. Soddisfatto l'amministratore unico Antonio Lenzi e l'ultimo atto verso l'omologa del concordato. Lenzi ha ringraziato i primi cittadini per il sostegno in una fase delicata e ha avvisato che la crisi idrica durerà fino a settembre. La società potrà ora procedere a un piano per la manutenzione e la riparazione delle reti. Passaggio fondamentale che chiaramente non ci tira fuori dalla crisi, non ci tira fuori dal momento delicatissimo che stiamo attraversando, delicato non solo per gli aspetti finanziari, ma anche per la crisi idrica. Io ci ho tenuto a che il nostro geologo, dottore Mazzarotti, rappresentasse agli astanti quali sono i problemi che stiamo oggi fronteggiando, perché la penuria idrica è veramente da ritenere come espressiva di una situazione di vero e proprio shock con cui dovremo fare i conti, io credo, fino a settembre inoltrato. Riscossione dei crediti indispensabile, perché chiaramente non può una società come la nostra adagiarsi, anche perché soffre sul piano della liquidità. Se non c'è una sistematica e tempestiva attività di riscossione dei crediti che si accumulano, io l'ho spiegato perché, noi siamo una società che ha obbligo di contrarre, quindi non possiamo selezionare i contraenti, non possiamo fare uno screening preventivo sulla solvibilità dei nostri interlocutori contrattuali, e quindi poi in fase di riscossione subiamo dei rallentamenti, che peraltro è stimato appartenere a tutti gli operatori del settore. La cosa che però alla quale non mi rassegno è che non ci siano letturisti nell'alto calore. Ho fatto quella metafora, è come se mi avessero nominato amministratore del Moscati e non avessi trovato gli infermieri.